L'Atalanta è la prima squadra a guadagnare il pass per la finale della 48esima edizione del trofeo Beppe Viola. Di fronte a un ottimo Parma, la formazione aerobica ha avuto la meglio solamente ai calci di rigore dopo che l'incontro è terminato sull'1-1 con le reti di Repa e Casarini. Più Atalanta nel corso del primo tempo con un ottimo capitan Panada che ha gestito ottimamente il centrocampo nero-azzurro, qui in occasione con Roma che ha provato a mettere dentro il pallone, un calcio d'angolo ottimamente calciato da capitan Panada con il colpo di testa di Sidibe che ha mandato fuori veramente di un soffio. L'abbiamo detto, Parma in sofferenza soprattutto sulle situazioni da calcio piazzato. Qui è Reda a trovarsi tu per tu con l'ottimo Rinaldi che sbarra la strada al numero 11 dell'Atalanta. Un'altra situazione da calcio d'angolo sempre con Sidibe, chiede il calcio di rigore all'Atalanta che però non viene accordato, altro calcio d'angolo e ancora Sidibe con il colpo di testa che termina alto di poco. Ci prova anche il corazziere Repa che incrocia con il destro, trovando però l'angolo troppo largo. Mister Bosi ha disegnato un ottimo 4-3-1-2 con la formazione nero-azzurra padrona del campo. Qua ancora Repa con un traversone pericoloso e verso la conclusione del primo tempo arriva anche il vantaggio dell'Atalanta. Qui un'altra situazione con storie tese in area di rigore, nell'occasione Cittadini vicino al gol, in ombra invece il bomber del Parma Stevancic qui va giù per le terre. Parma che si difende e prova a difendersi con ordine al cospetto di un'Atalanta volitiva che passa in avanti al minuto numero 38 del primo tempo, il colpo di testa supersonico da parte di Repa con l'Atalanta che chiuderà la prima frazione sul vantaggio 1-0 e vantaggio che verrebbe da dire anche meritato. Ma nel secondo tempo è un altro Parma, eccola qui le immagini della ripresa con Reda un'altra volta che si trova la strada sbarrata da Cugini, davvero ottima la prestazione del numero 15 del Parma. Qui è Trezza con il destro che trova i guantoni di Pisoni e qui l'occasione che porta il Parma al pareggio, il penalty concesso per questa sgroppata di Napoletano, irrompe sulla scena Cittadini, rigore piuttosto evidente, trasformato alla perfezione da Casarini, sinistro secco che non lascia scampo all'ottimo Pisoni. Andiamo a riapprezzare il mancino del capitano del Parma che sarà protagonista anche in negativo nella lotteria dei calci di rigore. Davvero ottima la trasformazione di uno dei giocatori di maggior talento della Parma che ha spinto forte nel corso della ripresa. Ecco qui l'occasione che vede ancora protagonista Trezza con il pallone che termina alto sulla traversa, poi l'ingresso di Vorlicchi, lo slalom, salta anche Rinaldi, poi si incespica, arriva il salvataggio da parte di Leanza. Buono il secondo tempo del giocatore del Parma. Andiamo a riapprezzare il numero di Vorlicchi, un po' lezioso e bravissimo il giocatore del Parma a salvare. Altra situazione da calcio piazzato, occasione clamorosa, questa volta è Derbali che spedisce sopra la traversa da un passo Trezza, il numero con il destro, il Parma reagisce colpo su colpo, è bravissimo un'altra volta Pisoni. Andiamo a riapprezzare lo slalom del numero 11 della Parma, davvero pimpante nel corso della ripresa. Termina dunque 1-1 e dal dischetto il rigore decisivo di Viviani e poi ci sarà l'errore da parte della Parma con Bocchialini. Eccola qua la grande parata, la grande risposta di Pisoni, autore di una partita maiuscola. L'Atalanta dunque arriva in finale dove martedì sfiderà il Milan, uscito vincente dall'altra semifinale contro il Chievo Verona. Davvero bella la partita, davvero belle semifinali qui ad Arco di Trento.